Ok, questo dovrebbe essere il posto dove devo incontrare quel tizio. Vediamo se lo trovo. Sei tu per caso? Salve, lei per caso è quello lì che doveva venire alle 4? Sì, sono io. Ok, la prenotazione quindi, vero? Quella lì alle 4? Sì, l'ho prenotata di mio amico Cordon Bleu. Perfetto, come ti chiami tu? Roberto. Io sono Giacomo Drogabuona, piacere. Piacere. Ok, adesso ti do subito quello che dovevi che hai ordinato. Ok, fammi cercare un attimo nello scatolo. Era tipo qua dentro. Perfetto, questo era il tuo ordine. Cioè l'ordine del tuo amico Cordon Bleu. Wow! Arrivederci, arrivederci. Chissà che succede se ne bevo un poco. Oh, l'ho bevuto, è buonissima. Oddio, mi sta girando la testa. Aiuto, aiuto. Oddio, cosa è successo? Buonasera, buongiorno, è notte, giorno, non lo so, è mezzogiorno, sono le 8:30, che ore sono? Anzi, dove sono? Ma sto tipo in un ristorante. Fammi esplorare un poco sto posto. Ci sono solo sedie qua dentro. Sedie, tavoli, leviti dal cacchio. Che cosa c'è in questa stanza? Oh cacchio! Ma che carini sono dei robot! Guarda questo, questo è Puccino Pio, questo è Coniglio di Pasqua. Non lo so, quello sembra Peppe. Poi ce n'è pure uno là sopra. Chissà cosa ci fanno questi robot qua. Anzi, cosa ci faccio io qua? Di qua c'è un'altra stanza. Ah vabbè, un corridoio. C'è una telecamera. Chissà cosa serve. Oddio, chissà se su questo computer si può giocare a Fortnite. Minchia, ma che computer di schifo. Telecamere, fammi vedere. Ok, questa è la telecamera che guarda nel corridoio. Ok, da questa telecamera invece vedo i robot. E di qua invece vedo la cucina, ma dove si è messa male? Non ho capito che devo fare. Oddio, c'è un foglio di carta, fammi leggere. Ok, che sta scritto? Carissimo Roberto, benvenuto nella pizzeria di Freddy. Che cacchio è sta cosa? Allora, il tuo obiettivo è arrivare alle 6 del mattino. Minchia, sono le 12, io devo stare 6 ore qua dentro. Stai attento perché i robot la notte si muovono. Mo devo iniziarmi a mettere paura forse. In che senso si muovono? Buona fortuna. La firma perché non c'è? Dai, manco la firma mi hai messo. Perché ha detto che i robot si muovono? Fammi vedere le telecamere. Porca di quella miseria. C'è un pulsante, cosa fa questo pulsante? Oddio, posso chiudere e aprire la porta. Oh, vabbè, ma è una figata. Tengo pure l'energia, mi sa che non la devo consumare. Prima di tutto fammi vedere che fine ha fatto quel coniglio. Oddio, è in fondo al corridoio. Si sta avvicinando. No, 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 no. No, chiudi sta porta, chiudi la porta. No, no. Ha sbattuto contro la telecamera. Fammi controllare se se n'è andato. Ok, qua fuori non c'è più nessuno. Posso aprirla secondo me la porta? Forza, apri la porta. Che altrimenti consumo l'energia. Ok, sta vicino al palcoscenico. Mamma mia, me la so cavata per un attimo. Dai, è l'una. Altre 5 ore. Che palle. Oh, oh, oh.
Che cacchio è stato? Che cacchio è stato? Senti una botta fortissima. Controlla le telecamere. Ok, qui non c'è nessuno. Questo qui sta fermo là dentro. Questi qua pure stanno fermi. Mi sembra che era dentro la cucina quel rumore. No, però no. Spacco tutto, basta. No, non voglio vedere più nessuno. E adesso trovo l'uscita e me ne vado. Ok, per sicurezza mi armo. Perfetto, adesso trovo l'uscita e se mi trovo qualcuno davanti fa una brutta fine. Coniglio della Kinder. Dai, fatti sotto. Ah, che c'è, coniglio, sei morto? Oh cacchio, c'è quello lì che sta spaccando la porta. Oh cacchio, ha spaccato la porta. Oh cacchio. Aiuto. Fate i bravi, state accucciati. Cacchio, sto prendendo pure la gallina. No, vattene nell'ufficio. Ti prego, dimmi che funziona la porta. Cacchio, però non può rimanere chiusa per sempre. Ok, chiamo Ciro e Gennaro, vediamo se funziona il telefono. Cacchio, veloci, stanno sfondando la porta, rispondete. Pronto, chi è? Ragazzi, venitemi a prendere, sto dentro una pizzeria, ci stanno dei robot posseduti che mi vogliono uccidere. Veloci, stanno rompendo la porta. Rintracciate la chiamata. Ok, stiamo arrivando. Veloci, Ciro, andiamo a salvare Roberto. Dai, vi prego, andatevene da qua fuori. Porca di quella miseria, sta sfasciando tutto. Vai, Ciro, piazza la carica. Vai, fatti indietro. Forza, dentro, veloce. Ciro, c'è una gallina. Oddio, che ci fa una gallina? Ciro, ammazzala! Bravo, Ciro, veloce, avanziamo. Vai, Ciro, butto la granata. Oddio, cos'è stato? Veloce, ho sentito la voce di Roberto. Roberto, apri, siamo Ciro e Gennaro. Sì, sto aprendo. Veloci, andiamo, subito. Via. Veloci, tutti fuori. Andiamo a casa. Ciro, veloce, parti. Parti. Via, andiamo subito a casa, tutti a casa. Ma si può sapere cosa è successo? Perché è tutto distrutto. No! No, hanno ammazzato i robot, no! Cacchio, che fine ha fatto il coniglio? No, quel Roberto me la paga. Già è tanto che sono sopravvissuto a proiettile che mi ha sparato, me la gialla. Me la pagherete. Però prima io vado a fare una pizza. Roberto, però tu adesso mi devi spiegare come sei finito là dentro. Aspetta, adesso devo andare a dare un attimo, devo andare a dire una cosa alla persona che mi ha fatto finire là dentro. Ok, vagliela a dire. Secondo me questo si è drogato per finire là dentro. Uè, Roberto, sei venuto a comprare un'altra cosa. Roberto, che stai facendo con quell'Uzi? Che è successo? Ho passato un guaio per colpa tua, vaffanculo, Giacomo. Pezzo di cacca. Anzi, mo lo dico, pezzo di merda.